Diamo il benvenuto al patron di Radio Amore Campania, Antonio Romano. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Ciao Luca, ciao a tutto lo staff. Buonasera a tutti. Buonasera. E allora partiamo subito dall'arte, partiamo da Nino Taranto, da Carlo Taranto, due artisti straordinari della nostra bella Napoli. Tra poco avremo al telefono Corrado Taranto. Quali sono, Antonio, i tuoi ricordi, visto che hai avuto anche la possibilità di andare a teatro a vedere questi due splendidi attori? Assolutamente sì, ricordi bellissimi. Nino Taranto, vabbè, era il fuoriclasse della famiglia, probabilmente mi sento di dirti, forse anche con una cognizione di causa, che Carlo ha subito un attimino proprio la preponderanza di questa immagine di Nino Taranto e non è stato valutato per quel che realmente valesse. Ti dico il perché, perché quando scomparve Nino Taranto, Carlo, che nella commedia che stavano portando al Sannazaro, non ricordo se fosse Arezzo 29, se non ricordo male, sì. Carlo in effetti prese il posto di Nino e tutta la gente, compreso il sottoscritto, rimanemmo a bocca aperta perché vedemmo un attore che aveva la stessa caratura del fratello appena scomparso. Abbiamo voluto godere però per circa un mese e mezzo, diciamo, di questa novità, di questa sorpresa, perché poi Carlo andò via anche lui un mese e mezzo dopo la morte di Nino. Che altro mi lega? Mi lega anche un momento simpatico, perché negli anni 60 io ero un giovane musicista di complessi beat, quindi avevo i capelli lunghi, e non ti dico il piacere che mi fece il maestro, il commentatore Taranto, quando tiro fuori, praticamente tagliatevi i capelli a quel festival di Napoli, praticamente in mezzo alla strada non potevi camminare più, che immediatamente scattava, tagliatevi i capelli, facevo un dono. Non solo, diciamo che con l'altra canzone, Uma Tusa, lui vinse il festival di Napoli del 67, se non ricordo male, nel 67 dico bene, e oscurò in effetti dei miei idoli che erano i Balordi, che era un gruppo appunto beat degli anni 60 che passò in secondo ordine, anche se il Balordi era un gruppo che andava per la maggiore all'epoca, ma sai, la grandezza di Nino Taranto spense anche la figura di Balordi. Antonio, tu hai magnificato giustamente Carlo Taranto, parlavi di Arezzo 29, io lo ricordo nella Morte di Carnevale, che è davvero sontuoso, sì, che se fosse cinema meriterebbe il premio Oscar senza se e senza ma, perché stiamo parlando, secondo me, di Carlo Taranto, che è un artista, secondo me, strepitoso, immenso, che fa parte proprio della nostra Napoli in senso assoluto, come espressione, come voce. Aveva una voce straordinaria. Io sono felice questa sera perché è nostro ospite il grande, grandissimo Corrado Taranto. Ciao Corrado. Ciao. Buonasera. Buonasera. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Non c'è male. Tu come stai? Corrado? Benissimo. Questo mi fa piacere, diciamo che per la salute ci può stare, poi arriveranno anche i momenti buoni per noi altri. No, ma i momenti sono quelli che sono, voglio dire, io ho la fortuna di scrivere, per cui voglio dire, bene o male, non sono fermo. No, questo mi fa piacere. Sappiamo anche che sei di ritorno dalla scuola che dirigi, per quanto riguarda la scuola di recitazione, giusto? Sì, ho finito di fare questo corso di stanziati, tamponati e quant'altro. E poi dopo ieri ho finito di girare un corto con la regia di Antimo Campanile, che andrà a Gisfoni, con Renato Carpentieri, molto molto bello, di cui sono veramente molto 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 contento. È uscito da poco il mio libro, diciamo, io ringraziando Dio sto lavorando, per cui non ti puoi lamentare. No, non mi posso lamentare, onestamente non mi posso lamentare. E questo se malati fossi tutto quando è così. Senti Corrado, è di questi giorni naturalmente anche il centenario della nascita di un grande come Nino, di Nino Manfredi. No, anche Nino Manfredi. Manfredi, perché parlo di Maccheroni, Ettore Scola, che sono personaggi che tu hai conosciuto, credo, no? Come no? Con Ettore Scola ho girato Maccheroni, con Jack Lemmon e Mastroianni. Mastroianni era amico di papà, per cui uno dei primi film che ha fatto è stato Il medico lo stregone, per cui io quando mi presentai sul set di Maccheroni andai subito da lui a dirgli: papà, ti mando i suoi saluti, e come mi dite, sai Carlo quante ne abbiamo fatte. Senti Corrado, da figlio del grande Carlo, prima Antonio diceva
che è chiaro che quando in famiglia c'è un artista come Nino Taranto, per ovvie ragioni è normale che bisogna essere fieri, perché stiamo parlando di un grande artista, di un Maradona, dell'arte. Ma Corrado Taranto, nel ricordare suo padre, ritiene sempre che qualcosa in più gli è dovuto a suo padre Carlo? Ma credo che lo stesso errore che si è commesso con Edoardo, non riuscì, noi purtroppo a Napoli siamo molto, ma in generale in Italia credo che sia un problema generalizzato, erano due forme di spettacolo completamente diverse. Taranto era il personaggio, l'attore inteso proprio come eccellenza, cioè a livello proprio di figura, era papà. Certo. Come con Edoardo, Edoardo era il personaggio, cioè era la maschera. L'attore era Peppino, Peppino era bravo in cinema, in televisione, in teatro. Edoardo era limitato da questo punto di vista, era straordinario in teatro, grande drammaturgo, zoppicava in cinema, zoppicava parecchio. Credo che l'assunta spina di Edoardo credo che sia stata una delle cose peggiori che io abbia visto a cinema. Cosa ne pensa Antonio Romano? Ma io concordo, d'altra parte diciamo che Corrado è una memoria storica del cinema e del teatro nostrano, quindi ha soltanto la fortuna di essere un Taranto e la sfortuna di essere un Taranto, nel senso che con quei due quadri davanti, chiaramente lui è il terzo incomodo, quindi però io poi dico una cosa, cosa? Anzi te la faccio io una domanda, visto che mi riapproprio del ruolo anche mio di speaker, ma obiettivamente il fatto per esempio di aver visto questo ragazzo Edoardo Scarpetta che è stato accolto con un entusiasmo enorme, dice viva Dio, abbiamo ancora un seguito agli Scarpetta dei Filippo. Io gli ho mandato un messaggio, Edoardo, io non lo conosco Edoardo, io ero amico di Mario, ero un gran fan di Mario perché trovo che è stato l'ultimo a rappresentare Scarpetta senza fare seghe mentali intorno a questo teatro che devono rimodernare a tutti i costi. Quindi sono classici, vanno fatti come classici. Giusto. Senti, io pensavo, perché Carlo Taranto non deve essere, scusami, Corrado Taranto non debba essere accolto con lo stesso entusiasmo e dire viva Dio, abbiamo un Taranto importante. Sono altri giochi che io, ringraziando Dio, sarà l'età, io ieri ho fatto 65 anni, voglio dire, probabilmente ho raggiunto un grado di maturità che mi ha eliminato del tutto una malattia molto brutta che è l'invidia nel nostro caso. Io non ho invidia, io sono felice. Io ho visto Ricciardi tutte e cinque le puntate, sei puntate, godendo della bravura di questa marea di ragazzi, di volti sconosciuti e di amici, colleghi, tutti bravi. E quando qualcuno mi ha chiesto, mancavi solo tu, ho detto, dico, ma perché uno si preoccupa sempre del fatto che mancavi solo tu? Ringraziamo Dio che, voglio dire, c'è un prodotto dove sono tutti bravi, forse tranne uno. Non faccio il nome, ma il resto erano in privato lo voglio sapere, caro Corrado. Te lo dico, Sulla vecchia stima e amicizia tra di noi lo voglio assolutamente sapere. Te lo dico senza nessun problema. Però capito, cioè voglio avere un prodotto così, tutti bravi, una bella immagine di Napoli, un maestro della regia, perché Alessandro, io ci ho lavorato come lui era assistente alla regia quando io feci lo spot della Totip e già là ti rendevi conto che era un perfezionista. Corrado, ma te la ricordi la serata al Pompei Cinema Festival nel 2014 dove c'eri tu, la figlia di Totò, c'erano tutti i più grandi, c'era Renato Scarpa e Giacomo Rizzo, assolutamente, c'era anche Alvaro Vitali, e quella sera possiamo dire che quelli che ti dicono che in quella serie tu eri l'unico a non esserci, loro erano gli unici a non essere quella sera, perché i più grandi sono nelle serate che contano, vero? No, ma a volte voglio dire, sai, a volte anche, voglio dire, sai, il personaggio che non è adatto, il regista crede che tu in quel ruolo puoi non andar bene, ci può stare, cioè non, ripeto, io mi arrabbio e ho ancora una vena di gelosia quando vedo dei cani in televisione. È vero, dico, è vero. Ma quello capita spesso. E infatti vengono fede che è nel pallone, voglio dire. Però voglio dire, poi quando vedi prodotti così, perché devi essere invidioso? È così bello. Poi sono giovani, viva i Dio, è gente che li vedi e dici, di interpreti, non gli attori, perché a fare l'attore sul buono di tutto quanto, a fare l'interprete. Non è facile. Si salvano in pochi. È vero. Corrado, posso chiederti, Antonio, scusami, posso chiedere a Corrado di ricordare un dettaglio, perché ci siamo visti qualche
qualche tempo fa, dove Corrado mi ha donato dei dischi strepitosi di Nino Taranto, che io custodisco gelosamente. Ma voglio chiedere a Corrado di ricordare ai nostri radioascoltatori un episodio strepitoso che ti lega a un altro grande della nostra Napoli, che è Massimo Troisi, perché tu hai fatto Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, e poi mi ricordavi tempo fa che c'è un retroscena che riguarda anche il postino. Lo puoi ricordare ai nostri radioascoltatori? Allora, per quanto riguarda Pensavo fosse amore, io con Massimo eravamo amici da prima del film. Voglio dire che ce l'avamo varie volte incontrati, non era mai nato il bambino, come si suol dire. Poi invece in questa occasione qua, la volta che ci incontrammo per quel ruolo, lui la prima cosa che mi disse, lui dice: io vorrei che tu facessi questo ruolo, dice, non so se hai presente Paolo Stoppa nell'Oro di Napoli, quando fa il pianto sulla poltrona. Repitoso. Io mi alzai, dissi: vabbè Massimo, ce l'hai rimanata volta, ti vedi. Lui mi guardò e disse: ma che fai, te ne vai? Cioè, tutte le sogni, se era Paolo Stoppa veniva a Scuproine. E dico: tu mi pretendi troppo, io ti posso dare una mia lettura di questa cosa, ma sicuramente non posso, cioè se io adesso arrivo a fare Paolo Stoppa, l'anno prossimo sono candidato all'Oscar. Che grande artista Paolo Stoppa. E facemmo, sì, con una voce limitata, perché lui, se ti ricordi, lavorava con la bocca stretta. Sì, come no, soprattutto in quel film. Io andai a fare questa scena, la girammo, la scena era tutti i primi piani su di lui e un paio di stacchi su di me, come inquadrature. Ciac, azione, io parto, tutta colpa mia, vedo Massimo che passa davanti all'obiettivo. E ovviamente l'operatore fa: Massimo, dice, no, fermi un attimo, stop, e abbassa, fa: guarda, ma tu stai tenendo veramente? E io dico: sì, ma te ne dici goccio? No. Dico: no, Massimo, assolutamente. Dice: no, è la prima volta che dico una cosa che si. Dice: aspettate un attimo. Dice: allora cambiate tutto, facciamo tutti i primi piani su di lui e uno stacco su di me. Che spettacolo, Massimo Troisi. Questo che spettacolo. Cosa significa? Che il grande è generoso. Non ha paura degli altri. Vero. E invece il postino, c'è un piccolo retrogusto amaro. Quando io fui chiamato da Michael Redford da Roma, andai e lui la prima cosa che mi disse, dice: ma Massimo, che gli hai fatto? Io dissi: il logo, chissà quale chiacchiera hanno messo in giro. Dissi: guarda, non lo so, dimmelo tu a questo punto. Dice: no, lui parla solo di te, lui ti adora. E dico: ah, che bella cosa. Dice: no, tu ci sarai in questo film, hai un bellissimo ruolo. Va bene, ciao. La mia foto era al centro, sai, dietro alla testa del regista. Quando c'è la fotografia al centro, vuol dire che quello è uno degli attori protagonisti. Ed era la mia foto. Poi, per interessi di agenzia, dato che la mia agenzia aveva l'attore che poi ha fatto il mio ruolo in agenzia e probabilmente prendeva un cachet più alto, disse che io ero impegnato. E il ruolo venne affidato a quest'altro collega, bravo, Per cui voglio dire, io anche in quel caso là ci sono rimasto male, ma non ho avuto invidia. Corrado, questo ti fa grande onore. Io vorrei passare giusto un flash finale sul Napoli Calcio, perché sia Antonio Romano che Corrado Taranto, grandissimi tifosi. Allora lascio la domanda di Antonio Romano per Corrado Taranto e parliamo di calcio e di Napoli, così coinvolgiamo tutto lo studio. Ma la domanda sarebbe semplice e scontata di questi tempi. Ce la faremo ad agganciare questo quarto posto, insomma. Senti, calcolando che hanno deciso la Juve di farla fuori dai giochi, e almeno la Champions la deve guadagnare, quella per cui ce l'ha garantita, dobbiamo sperare in un crollo del Milan o che decidano che l'Atalanta può andare tranquillamente a fare la Coppa UEFA, il contentino suo di un paio d'anni di Champions l'ha avuto, basta. Non ti dimenticare che l'Atalanta c'ha la finale di Coppa Italia proprio con la Juventus. Infatti. Però voglio dire, sai, io sono uno di quelli che mi dicono che sono pro De Laurentiis. Io non sono pro De Laurentiis, però parto dal presupposto che un imprenditore, se fa un investimento in un campionato, devi partire dal concetto di essere secondi. Perché c'è sempre la Juve davanti o qualcun altro. Bravo. A quel punto perché dovrei investire? Io investo giusto per garantirmi quello che mi garantisce un rientro, ovvero la Champions, ma oltre non vado. Cioè io Ronaldo non lo compro, non perché non posso comprare, perché forse probabilmente la Juventus lo potrebbe tranquillamente comprare, poi Cinepanettone l'ha fatto, Sordo l'ha fatto, voglio dire, ma non lo compro a fare per arrivare secondo.
Beh, io ricordo che De Laurentiis, però, a proposito di questo, tempo fa, non so se Donato, penso che Donato lo ricorda molto bene, si parlava di fair play finanziario nel 2000. No, ma lui è contro questo. Ti ricordi, Donato? Sì. Poi Platini disse: no, queste sono le regole rigide del fair play finanziario. Poi, se Platini cancella il fair play finanziario, faccio saltare il banco e inietto nel sistema 200-300 milioni di euro. Adesso il fair play finanziario sembra che è stato cancellato. No, non manterrà la più. Promessa Antonio Romano De Laurentiis. Ma guarda, posso dirti una cosa? Fammi tornare un attimino indietro ai Taranto, così non parliamo di De Laurentiis. Volevo dirti che io ero a conoscenza, perché devi sapere, tu lo sai, ho curato la biografia di Antonio Gerundi, un cantante tanto grande quanto distrattato dalla critica. Antonio vive di un Pippo Baudo, che a quella maledetta Domenica Inn gli disse che somigliava a Massimo Ranieri. Difatti lui l'ha detto che è stato un po' quella è la cosa che lo ha rovinato, perché anche, poi dopo a livello di voce, anche se guarda, una nostra ascoltatrice tanti e tanti anni fa, negli anni 70, mi chiamò e disse: Antò, vatti a cantare un 33 giri in un certo Antonio Gerundi, che canta una canzone bellissima, eccetera eccetera. E mi disse: guarda, quando senti ti renderai conto che te la voce Massimo Ranieri, ma te ne è più bella. Ed era la verità, guarda, secondo me. Posso sbatti meno fra le tante cose. Non so veramente. Però tornando al discorso, devi sapere che tuo zio aveva scritto una canzone che si chiamava Non partì, e lui ci teneva che la cantasse Massimo Ranieri. Ti dirò, Massimo è stato sgarbato, disattento, perché non gliela incise. Però Nino Taranto ebbe l'occasione di incontrarsi con Rundi e gli disse: Antonè, volessi incidere tu questa canzone? E Rundi non si fece vedere a 12, cuore nuove, e la incise questa canzone. Sì, noi nella biografia di Rundi allegheremo un CD praticamente in cui ci sono tre inediti e tante canzoni storiche, per cui Non partì, però arrangiata, nuova, con la direzione di Gianfranco Caliendo, che è mio fratello. E allora, Antonio, strappiamo una promessa. Strappiamo una promessa a Corrado Taranto. Poi dopo, quando ci sarà la presentazione del libro più l'album, allora ci sarà anche Corrado Taranto, Antonio. Una promessa che strappiamo. Certamente. Ci sarò, perché Antonello ti voglio proprio bene a livello affettivo, proprio una bella persona, una persona per bene. Allora, io ringrazio Antonio Romano e Corrado Taranto per essere intervenuti, un bellissimo momento di radio, vi lasciamo la buona serata e tanti auguri di buona Pasqua. Grazie a te, grazie a tutti, grazie Corrado, a ben vederci. A presto. Ciao, ciao, a presto. Ciao.